alta la voce, dicevo, la cosa importante da capire è che la penitenza la vediamo come virtù nell'ambito del battesimo cristiano, come sacramento, come quarto sacramento, il percorso penitenziale, l'itinerario penitenziale che è fatto di confessione, pentimento, assoluzione, ma anche di penitenza. Gli atti del penitente sono tre: provare dolore, dire il peccato, lavorare nella penitenza. Con il tempo noi questo terzo atto del penitente l'abbiamo contratto fino a far scoprire, come se il sacramento fosse solo: dico il peccato, ricevo il perdono. Allora, senza ricevere il perdono non faccio niente, ma il perdono ricevuto da Dio mi apre a una dimensione penitenziale. Non è già il sacramento. Il sacramento comporta, come diceva San Tommaso, che tutti gli atti del penitente siano stati compiuti. Allora, provare dolore e dire il peccato possono durare pochi minuti. Fare penitenza è un lungo lavoro con cui la libertà risponde alla grazia del perdono. Nel sacramento della penitenza bisogna riconoscere un dono e lavorare. Il riconoscimento del dono è: Dio perdona il mio peccato. Ma il lavoro è, a partire dal peccato che ho detto che è stato perdonato, il dolore che provo mi mette in gioco, mi costringe a cambiare. E vedete, la gioia del perdono sta insieme alla sofferenza del cambiamento, inevitabilmente. Perché chi è diventato uccida, chi è diventato adultero, chi è diventato apostata, chi è uscito dalle logiche della comunione, si è educato a queste logiche distorte, si deve lasciare rieducare. Non c'è un colpo di spugna. Dio immediatamente, non ha bisogno di spazio e tempo, entra subito in una logica di comunione. Gli uomini a volte ci mettono una vita a perdonarsi. E questo bisogna rispettarlo, perché la logica profonda dei sacramenti di guarigione, un solo sacramento della confessione ti mette in un momento grande. Poi possiamo coltivare il sacramento della confessione come devozione. Questo si può fare con la coscienza che non è necessario e con la coscienza che l'assoluzione è necessaria quando c'è scomunica. Si è sciolti quando c'è un legame. Allora qui tutta la tradizione ha detto che la soluzione rimedia anche i peccati veniali, ma quei peccati che non sono gravi trovano rimedio nella celebrazione eucaristica, nella liturgia delle lodi, nella visita al malato. Questo lo dobbiamo dire per rispettare la tradizione. Il sacramento della penitenza rimette in moto la penitenza battesimale eucaristica. Il suo fine è farti tornare alla pienezza della vita eucaristica. Per questo mi pare che lo accennavo nella prima lezione di ieri pomeriggio. Questo mi fa pensare che il nostro modo di concordare, che combinare, concordare la penitenza, il nostro pensando di essere un ministro, che non sono, con un penitente, deve rivedere alcuni stili che sono quasi automatici, come quello stile che riduce il fare penitenza a un certo numero di preghiere. Ieri già dicevo, ma perché mai dobbiamo giocare solo sul registro della preghiera personale individuale? Rimandiamo il soggetto peccatore che è stato perdonato a una competenza orante che matura in una comunità di preghiera. Anche solo per questo motivo, i monasteri, i clarissimi, i frati o di monaci che hanno un ufficio, ma le parrocchie possono sviluppare luoghi di preghiera oraria, una o due ore al giorno, anche solo per i penitenti, dove la comunità si raduna per ospitare tutti coloro che vogliono reimparare a pregare. Perché vedete, noi ci siamo chiusi in una lettura giuridica del sacramento. Il sacramento perdona il peccato, ha bisogno di
confessi il peccato. Ma per confessare il peccato bisogna imparare a confessare la fede e confessare la lode. Per questo il nuovo rito della penitenza non comincia dal penitente che dice il proprio peccato, ma comincia dall'ascolto della parola. Alla luce della parola di Dio mi riconosco peccatore. E guardate che questo è proprio un cambio di atteggiamento profondissimo. Rientro in quella comunità che loda, rende grazie, benedice, lì reimparo a pregare, lì confesso il peccato e posso mettermi alla scuola della preghiera, alla scuola della parola, per rientrare in una vita battesimale cristiana. Non un meccanismo di discolpa individuale, ma una uscita e una forma di reingresso nella comunità. Vedete come il criterio di lettura è proprio diverso. Per questo le celebrazioni comunitarie sono benedette. Io suggerisco sempre ai parroci, quando il paese fa, come prevede il rituale della penitenza, celebrazioni comunitarie della penitenza, annunciatele, troverete subito qualche parrocchiera che dice, ma è quella che vale? Vale? Voi dovete dire, non vale, per questo vale di più. Bisogna fare celebrazione comunitaria della penitenza, non come sacramento, ma come rialfabetizzazione al grande linguaggio della parola, dei salmi, della liturgia circa il perdono del peccato battesimale. In una comunità formata da celebrazioni penitenziali è possibile celebrare forma comunitaria il sacramento, dove c'è la parola, la confessione individuale e l'elemento di grazia di un comune, con tutti i problemi di spazio tempo, di disponibilità, di gestione di un tempo che è difficile da gestire, perché si raduna tutta questa comunità, se tutti devono confessare sacramento solo due, si possono passare due o tre ore. Non si può pensare alla confessione individuale a tempo, nei due minuti. Ognuno ha bisogno di fare il suo percorso di lezione della confessione, di ascolto della parola di Dio. In comune facciamo una parte, poi le parti individuali comportano tutti gli altri aspetti, la preghiera, il canto, tutto questo ha bisogno di una gestione plausibile, no? Allora io consiglio, facciamo celebrazioni penitenziali non di valore sacramentale, che rialfabetizzino al grande linguaggio della penitenza. Di questo abbiamo bisogno. Sacramento della penitenza, primo di quei sacramenti di guarigione. Rimedia la crisi per colpa. Sacramento di unzione dei malati. Sacramento dei malati gravi, anche in questo caso dobbiamo dire c'è un elemento di gravità, come per il peccato. Il sacramento è necessario per chi vive in logiche gravi di peccato, così per la malattia il sacramento è pensato per chi vive in logiche gravi di sofferenza corporea, di messa in discussione della vita. Non deve essere morente, deve essere malato, grave. Cioè deve vivere quella dinamica terribile per cui, saputo come oggi si sa, con largo anticipo, e poi anche quasi vivere quando un medico ti dice tu hai più o meno 8 mesi di vita. Questo altera tutto l'amore con se stessi, con gli altri e con Dio. Chi sente oggi una sentenza di questo genere vive ancora un anno di più, ma lo vive con un senso terribile di una vita sottratta, sequestrata, senza gusto. Rischia di disperare per sé degli altri e di Dio. Esattamente come il peccatore grave, sulla dinamica spirituale, sulla dinamica corporea, la malattia grave stravolge il rapporto con Dio, col prossimo, con se stessi. Lì la Chiesa ha una strategia molto unica di avvicinamento. La cosa interessante è che nel sacramento della penitenza il peccatore fa all'inizio della Chiesa, nella malattia grave il presbitero, i presbiteri vanno al letto della malattia.
fanno silenzio accanto all'avvocato, pregano e ungono perché il malato si risolleva. Questo è il sacramento di guarigione. La guarigione in un gioco non è chi ha il tumore e non ce l'ha, è che pur avendo il tumore non mi spiego. Questa è la guarigione. Puoi vivere anche la situazione più tremenda nella speranza e diventare tu malato all'annuncio della risoluzione. È la cosa interessante, questo vale per tutti i sacramenti. I sacramenti sono certo un atto ufficiale che la Chiesa fa. Allora, mentre perdona il peccato o unge l'ammalato, il ministro scopre vitalità ecclesiale, vede sorgere esperienza ecclesiale, perché dove un peccatore si pente, lì Cristo è presente. Dove un malato grave non dispera, lì Cristo mi sorge. E questo, vedete, in qualche modo la Chiesa si lascia edificare da situazioni limite che nel perdono e nella speranza costituiscono comunione, rendono più visibile la comunione che Cristo nello Spirito realizza per tutti gli uomini con il Padre. Come vi dicevo il primo giorno, nella premessa delle premesse, questo sacramento è uno di quelli che, grazie al Concilio, dopo il Concilio ha subito una profonda riscrittura, un profondo ripensamento. Era chiamato estrema unzione. Questo nome glielo ha dato San Tommaso d'Aquino. Extrema unzione, un colpo di genio di San Tommaso. Anche San Tommaso, da un teologo qual era, vive ormai questo sacramento come un sacramento alla fine della vita, negli ultimi istanti. E per questo lo legge come una sorta di doppione della penitenza. Per Tommaso, questo sacramento cancella le reliquie peccatorum e da lì fino all'altro ieri si sviluppa una sensibilità, una teologia e un rituale vecchio che ungeva sette parti del corpo, diceva la formula, in quanto hanno peccato. Questo è il segno di una perdita di senso del sacramento come differenza dalle logiche del peccato. Le logiche del peccato sono le logiche della penitenza. Qui il gioco è la malattia grave. E vedete, dietro a questo c'è una malattia diversa, vecchia quanto l'uomo, che è quel vizio per cui gli uomini, e lo attestano gli amici di Giove, lo attestano quelli che conoscevano il cieco nato del Vangelo di Giovanni, tutti questi intorno a Giove, i presunti amici e quelli che conoscevano il cieco dicono a Giove, se sei malato ci avrai qualche colpo, e a cieco dicono se sei cieco o hai peccato tu o i tuoi genitori. Guardate che noi facciamo lo stesso con i nostri figli, se prendono la fattoria non ti sei messo da rete, se si rovina un ginocchio non sei stato attento, sei inciampato, devi stare attento. Nella vita, se fosse così, saremmo sani. Noi ci ammaliamo non per colpa ma per altri motivi. Quando chiediamo ai medici, ma com'è che mi è venuto questa giacca, il medico torna indietro a una cosa. Cioè, ma perché quella cosa lì in alto non sapete? Torna indietro a un'altra e poi ti dice non lo so, oppure ti dice lo stress. Lo stress? Lo stress, ma cosa vuol dire lo stress? Stress è non è una spiegazione. Siamo tutti stressati. Perché alcuni si ammalano e altri no? Le logiche della malattia grave sono logiche abissali. Che in qualche caso possiamo ricondurre una colpa, cioè uno che normalmente in macchina va 180, prima o poi la botta ce la dà, è anche grave. Il problema è che quando quello che va 180 dà il colpo, 60 di carreggiata, coinvolge chi va a 90 in modo assolutamente corretto. E questa è una logica dove la colpa direttamente non si può chiamare. La colpa è semmai una conseguenza, poiché sei malato grave, cominci a disperare, cominci a imprecare, cominci ad adirarti,
sei arrabbiato con tutti. Entri in logica di peccato. Potremmo dire, nella penitenza, perché hai peccato, ti ammali. Nell'unzione di malati, poiché sei ammalato, vedete, sono capovolti. Sono due volte di crisi capovolte. Poi nella chiesa, si trovano sempre i soli che dicono, viene l'AIDS perché sei un peccatore, viene erosionato, ma questi. Ci vuole sempre qualcuno che dica una cosa stupida perché noi possiamo capire le cose. Sempre. E non mancano mai, nei posti anche di maggiore autorità, pronti a trovare la soluzione in termini di peccato per le cose che non si spiegano. Si spiega con un'altra logica, che è la logica del male, che è più complessa della logica del peccato. Le nostre esperienze di male, lo dice Lucia alla fine dei Promessi Sposi, sono di due generi. E Lucia, per dire, con l'esperienza se l'è fatta. Il male viene o perché lo hai voluto o perché non l'hai voluto. Comunque, nella fede, lo vivi per il bene. Dice così alla fine dei Promessi Sposi. E in qualche modo fa memoria della tradizione ecclesiale per cui, da un lato, entro in crisi, nel tuo battesimo per colpa, dall'altro senza colpa, ma fai un'esperienza di male che ha bisogno di una prossimità ecclesiale speciale, o quella del fare penitenza, o quella dell'essere punti per la guarigione. Vedete, il cambiamento di stile che il Concilio ci ha chiesto, che abbiamo appena cominciato, e anche qui 512 negli ultimi 200 anni, ma pensate, se pensassimo da Trento a oggi, 500 anni, ognuno ha un paese sulle spalle, c'è tutta l'estate sulle spalle. Ma tutta l'estate, anche di ognuno, immaginate un po'. Diceva, mi pare, Cesare Musacchio, un grande psicanalista, che se torniamo all'epoca di Cesare, o di Cesare Cristo, siamo tutti parenti, abbiamo tutti, come dire, degli intrecci. Ebbene, il fatto di aver cambiato nome, non che sta in funzione come se ne parati, perché che noi abbiamo, come dire, sia pastoralmente, sia culturalmente, la percezione che quando un uomo o una donna scoprono la propria malattia grave, lì c'è bisogno di una prossimità ecclesiale. Non un anno, tre mesi o due anni dopo, ma lì. Quindi il tempo del sacramento cambia. Seconda cosa, questo non vuol dire che il morente lo dobbiamo trascurare. Perché vedete, uno degli effetti distorti di chi ha preso sul serio questa cosa è quella di pensare che l'unzione dei malati riguardi chi ha compiuto 75 anni. Allora, nelle parrocchie, in giro per il mondo, si possono trovare parrocchie dove il 75 anni, il giorno di, supponiamo, il 2 di febbraio, sono chiamati a ritrovarsi in chiesa per essere punti con l'unzione degli infermi. Tutti quelli che hanno dai 75 anni in su. Vedete, questa è una cosa molto pericolosa perché non mi ha fatto detto oggi che uno che ha più di 75 anni sia malato grave, anzi, una volta sta meglio di uno che ne ha 50. Nel senso che, grazie alla tecnologia, alla prevenzione, agli stili di vita, oggi possiamo avere 75 anni, tanti anni di godo di perfetta salute, che fa, passa la vita a fare turismo in Giappone, intorno, tengono in ricordo, con piena attività. Che tutti quelli che lavorano mantengono come pensionati per 30 anni. Questo è sempre, sempre più un fatto di cui congratularsi, ma che non si sposa col fatto che chi sta perfettamente bene sia appunto con l'unzione dei malati. Perché non lo rimane. E non può essere collegato alla carta d'identità. Ci vuole una condizione specifica di malessere grave. E questo è complessa la cosa, ma è inevitabile. Là il raduno comunitario è intorno a questa male, non di tutti quelli che sono al di sopra di una certa età. Lì si potrà fare una liturgia della parola, per gli anziani, si possono esplicitare tutte le forme, ma non sfruttare sacramento in un contesto che noi compete. Però c'è un altro fenomeno, è il fenomeno della rimozione della morte. Perché il fatto di dire spostiamo al malato grave non significa che la Chiesa sia sfidata oggi molto nell'essere prossima ai morenti. E voi sapete che il sacramento dei morenti non è l'unzione, ma di altro è l'Eucaristia. E però vedete, oggi nei confronti dei morenti noi dobbiamo fare una grande
riflessione ecclesiale e civile, se Dio vuole. Perché i sacramenti non sono l'orticello che ci coltiviamo fuori dallo spazio del tempo, sono nel nostro spazio del tempo. Allora, come muoiono oggi le persone? Per lo più in ospedale, per lo più con tutta una serie di ausili intorno perché possano sopravvivere, benedetti ausili che salvano vite che 50 anni fa si sarebbero spenti a 60 anni e le rilanciano per altri 30. Il problema è che gli ausili noi li usiamo anche quando non ci sono più aspettative di vita, ma non sopportiamo più che un anziano ti dica lasciami morire. Di fronte a questa frase di un anziano per lo più, chi è più giovane dice no, adesso parliamo. In questo modo deve dire che si muoia per caso. Sempre di più negli ospedali è morto. E lo si vede da un sensore, da uno schermo. Questo fa sì che spesso il morente in ospedale è vicino a macchine, sensori, coperto di tubi e non si riesce a stringergli la mano. Questo non dipende solo dalla Chiesa, dipende da un modo di pensare la terapia a oltranza. È molto difficile per un medico, per un figlio, dire disponiamoci a morire. Una volta c'era l'esercizio della buona morte, oggi si fa di tutto per scongiurare che chiunque muoia, questa è una grande cosa della medicina, ma ahimè, in ospedale dove sembra sempre che uno muoia per caso, muore il 95% delle persone. E gli ospedali, quando uno muore, lo vedete, entra in crisi, non è più paziente, non è ancora la camera ardente e tu lo puoi perdere di vista per 2, 3, 4, 5 ore. Chi è appena morto negli ospedali lo puoi trovare in un magazzino insieme alle scope. Perché dal punto di vista burocratico non abbiamo la categoria. Ma quelli sono gli istanti in cui è più utile la vicinanza, le ultime parole e lo stare presso di lui nel primo momento dopo la morte. Una pastorale del morire dei soggetti avrebbe bisogno di questa attenzione che però non possiamo svolgere solo ecclesialmente, avrebbe bisogno di ospedale che ci pensi, di categorie, di cartelle in cui mettere questo tipo di soggetti che non sono più pazienti e non sono ancora defunti. Compaiono paraventi, tutti sono in imbarazzo e non si riesce a gestire perché il primario è il più competente, quell'altro non sa ancora cosa dire, gli altri uffici magari stanno cambiando di turno. Oggi viviamo una forma di analfabetismo circa morire, avendo grandi presidi per salvarci, di fronte alla morte improvvisiamo sempre e improvvisiamo anche il preghiere tutto. In molte parti d'Italia, preghiere d'Europa, i riti di congedo, le preghiere nelle cappelle degli ospedali sono tra le più brutte della diocesi, i rosari più strascicati di persone di buona volontà che non si rendono conto che però non sono nella confraternita, sono di fronte a soggetti che da 20 anni non mettono più in chiesa, che gli stanno e gli avrebbero bisogno del migliore rosario possibile, del migliore ufficio dei defunti possibile. Lì è una pastorale di primo livello, ci giochiamo il futuro in quei luoghi che a volte sono molto trascurati perché le priorità apparentemente sono altre. Allora, come vedete, l'unzione dei malati ci chiede un'attenzione ad altri momenti, non al momento terminale. Il momento terminale però ha bisogno di una pastorale complessiva, sanitaria ed ecclesiale, capace di accompagnare con dignità i soggetti che finiscono la loro vita di sicurezza.